parli da sola dei rimpianti di una vita precedente e ti chiedi se era poi così importante. Songwriting, imparare a scrivere una canzone. Un artista diventa completo proprio nel momento in cui riesce a trasferire in musica tutte quelle che sono le sue emozioni, le sue storie e i suoi vissuti. Io preferisco sempre pensare di partire dalla stesura del testo e quindi analizzare come è fatta una canzone dal punto di vista strutturale, quelli che possono essere i contenuti, i metodi e i sistemi che i grandi autori hanno utilizzato per comunicare. E poi non trascuriamo tutta la parte musicale, che ha un ruolo importante, ed è soprattutto importante il fatto che attraverso gli accordi, l'armonia, vengano sottolineati ed evidenziati tutti quegli elementi che determinano un testo più introspettivo o meno introspettivo. Perché il tuo cuore è un vetro rotto da una palla di cemento che frantumato in mille pezzi si mischia in mezzo. Parliamo invece di melodia. La melodia insieme ai testi è sicuramente uno degli elementi più importanti di una canzone, perché comunica direttamente al pubblico quelle che sono appunto tutte le emozioni interne, tutto quello che è il contenuto che un autore vuole comunicare. Per creare una melodia ci sono vari sistemi, c'è chi usa il na-na-na, chi usa dei fonemi inglesi o semplicemente chi prende il proprio testo e lo anima con delle note. È chiaro che questa fase molto creativa va poi coordinata e coniugata con tutte quelle che sono le regole specifiche del songwriting, e quindi la forma, la struttura di una canzone, la durata di una strofa, quando si arriva al ritornello, perché il brano deve essere comunque ascoltabile da tutti e capito da tutti in brevissimo tempo. Allora in questo modo la canzone e il sistema di comunicazione diventano molto più efficaci. Mai te stessa, pure io. Per scrivere una bella canzone è importante volersi mettere in gioco e aver la voglia di esprimere quello che si ha dentro, volersi raccontare, a prescindere da quello che può essere il proprio livello musicale, la propria capacità di suonare o di cantare. In questo la storia ne è testimone. Ma tu non vuoi più essere